Ciao ragazzi, oggi si parla dei ricciarelli, dolce tipico di Siena, fatto con le mandorle, lo zucchero e miele, albume d'uovo e arancia candita in alcune varianti. Cosa vi ricordano questi ingredienti? Il marzapane, che fu importato dall'Oriente in seguito alle crociate. Siamo intorno ai 1000-1400. La storia narra di Ricciardetto della Gherardessa. Ricciardetto della Gherardesca, l'ho detto bene? Sì, questa volta perché sì. Perché Ricciardetto della Gherardesca tornasse dalle crociate e portò con sé questi dolci arricciati. Questi dolci ricordavano la forma delle scarpe, delle babbucce dei sultani, e sono quelle d'Aladino, di Genio della Lampada. Ogni tanto fanno anche comodo. Vediamo di strofinarli questi ricciarelli. Ma ne esce nulla da ricciarelli? Per ora marzapane. Parecchio marzapane. Poi andiamo avanti. La speranza è l'ultima a morire. Siamo serie. Il marzapane era un dono di benvenuto e veniva dato ai personaggi illustri che comandavano a stadio. Uno sta in curva e uno sta in tribuna d'onore. Ecco, in tribuna d'onore voleva dire che ti portano i dolcetti di marzapane. Siamo capiti? In curva si piglia l'acqua. Ecco sì. E Machiavelli scrive che vennero offerti dei piccoli marzapani a un inviato del Papa, per esempio. E sempre nel 1400 anche sacerdote Arlotto Mainardi scriveva delle bellezze che c'era in Italia. Fa una lista, dice, ne so, in Milano c'era la merceria, a Firenze c'era i drappeggi, a Bologna c'è i salcicciotti e a Siena c'è i marzapani per ricuocoli, tipo cavallucci. Arriviamo a quando si trova scritto per la prima volta Ricciarello, è il 1814. Poi il pellegrino Artusi nel 1891 scrive addirittura la ricetta e disegna come deve la forma del ricciarello. Si vede anche nel libro forma a losanga e a chicco di riso. Sono morbidi, rugosi in cima, bianchi, con lo zuccherino a velo, con la base, c'è la sfogliolina, come la si chiama la sfogliettina bianca? L'ostia. L'ostia, non mi viene mai in mente. Se vi imbattete in un'antica speziaria vicino Piazza del Campo, voi vedete gli affreschi, le scritte in oro inneggianti di Pafforte e Ricciarelli, erano gli speziali, perché era un dolce che se lo potevano permettere i nobili o le persone più facoltose. Non era per tutti, era un, si è detto, era un dono di benvenuto, di personaggi importanti, illustri. Ora è arrivato a tutti e si mangia sotto il periodo di Natale, delle feste, insieme ai Pafforte, cavallucci. Fa famiglia, no? Seguiteci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, YouTube, e per le ricette, per qualsiasi dubbio, dici, oh, non sai che fare? Ci sono i libri del Mollihas. Classica forma di bocca di ricciarello, che fa così.